Sì, Massimo, sì, la salutiamo velocemente in diretta e chiedo scusa agli amici in auditorium, tra un attimo libereremo Beatrice Bebevio per questa intervista. Sì, un attimo, siamo in diretta televisiva, tra un attimo si sentirà anche in auditorium, eccoci qui. Allora, benvenuta qui alla Dacia Arena, grazie per essere con noi. E oggi una giornata per parlare della tua vita sportiva, ma non solo, un messaggio molto importante che vogliamo dare insieme a te. No, io sono veramente felicissima di essere qua, per me è un onore pazzesco e no, in realtà sono qua più che altro per dare un grandissimo in bocca al lupo a tutti quanti e dire cavoli, se avete questa nuova arena fantastica, quindi adesso date tutto e fate capire che insomma ve la meritate. Anche l'in bocca al lupo all'Udinese, no? Sì, soprattutto. Sì, sì, in bocca al lupo a tutti. Bene, grazie, grazie, grazie Massimo, ti restituisco la linea, qui tra un attimo inizierà l'evento in auditorium che trasmetteremo in diretta, a te la linea. Grazie. Bene, buona domenica a tutti, intermezzo televisivo per dare la possibilità ai nostri colleghi in studio di avere subito le parole di Beatrice Vio, che io adesso saluto di nuovo per tutti voi, un altro applauso a Beatrice Vio, Bebe Vio, grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a Sebastiano Franco, giornalista della RAI, al quale cedo immediatamente la parola per iniziare questa chiacchierata con Bebe Vio. Iniziamo subito perché quello che tutti vogliono sentire, insomma, la storia di Bebe. Iniziamo però dal fatto che sei una fresca ventenne, hai compiuto ieri 20 anni, ho letto oggi sul giornale che vai a vivere da sola, è così? Vabbè, ciao a tutti intanto. Sì, ieri ho fatto 20 anni, quindi sono ventenne da poche ore, in realtà perché sono nata tipo verso le 11:15, quindi in realtà da pochissime ore ho 20 anni. E, sì, vado a vivere da sola, in realtà ho già iniziato a vivere da sola, sto vivendo a Treviso, che lavoro a Fabrica, l'agenzia quella di comunicazione di Benetton, e mi trovo benissimo, è una figata, cioè vedo tanti giovani, datevi da fare, non per forza lavorare, però veramente datevi da fare e iniziate a divertirvi, iniziate a divertirvi ovviamente attraverso lo studio, il lavoro, quello che volete, però veramente uscite di casa e divertitevi veramente tanto. Senti, come sono stati questi primi 20 anni, a parte il particolare dei 21 ori, 7 argenti, 3 bronzi, insomma quella cosa... Io neanche ne sapevo i numeri. Guarda, ho fatto i conti un po' così, l'ultimo l'oro olimpico di Rio. Come sono stati questi primi 20 anni? Beh, devo dire che sono stati pazzeschi, sono successi un sacco di casini, però ogni volta dico sono dei casini bellissimi. Veramente ogni anno mi ripeto, cavoli, quest'anno è stato il più bello di tutti. Però ogni anno la paura è di dire, e se l'anno prossimo non sarà bello come questo, perché comunque l'anno del 2016 per me io pensavo fosse veramente il più bello in assoluto, comunque maturità, olimpiade, un po' di tutto, Obama. Cioè, faticosetto. Cioè, faticoso, ma ne è valsa la pena di tutto. Veramente ogni volta dico, cavoli, a saperlo che era così bello, veramente facevo di più, davo di più. E quando fai un'Olimpiade sai quanto veramente per l'anno dopo vuoi fare sempre meglio. E quindi la cosa bella, secondo me, è finire l'anno dicendo è stato più bello di tutti. Senti, non sei più, o almeno non soltanto atleta, stai diventando icona. Ormai tutto quello che dici è un messaggio importante e la gente ti sta davvero ad ascoltare. È difficilissimo, anche ho scoperto intervistarti, io oggi ho avuto una fortuna pazzesca. L'ultima tua intervista da Cattelan, tutti ti vogliono. Dici di no anche a gente importante. Diciamo che... faccio le cose che mi piacciono, faccio le cose che mi diverto a fare. Io sì, sono una sportiva, però per me non è un lavoro lo sport. Per me, io sì, ho finito la scuola, ho fatto la maturità da poco e quindi i miei genitori mi hanno sempre detto guarda che tu prima sei una studentessa e poi fai anche sport. Però veramente per me le prime cose erano lo sport, erano, scusa, no papà non volevo, era la scuola e poi lo sport, esatto. Adesso c'è il lavoro e poi lo sport. Comunque ci tengo sempre a capire bene quali sono le mie priorità e poi darmi da fare comunque per il resto. Faccio solo cose belle, faccio solo cose che mi diverto a fare, ma perché se fai una cosa che ti piace ovviamente la fai molto più volentieri e quindi non, sì, se c'è da dire di no a qualcuno che non ti piace ovviamente non è che sono obbligata ad andare a qualche trasmissione che ovviamente non mi piace. So che hai detto di no a qualcuno di importante, non diciamo chi, però hai mai paura che magari qualcuno pensi sbagliando, ma insomma beh, chi si crede di essere adesso quella e che magari invece tu chi ti credi di essere? In realtà sono molto schietta nel dire le cose, cioè a quella trasmissione a cui ho detto di no perché
Non mi piace l'intervistatore, cioè non mi piace come come esteticamente, ovviamente. Non mi piace. E quindi magari di primo impatto che dici di no a una persona, tu dici vabbè, magari chi si crede di essere. Poi io non ho problemi a spiegarti perché non mi piace. E quando lo capisci, ognuno secondo me ha la sua... Secondo me, se io devo raccontare quello che faccio, la mia vita e tutto quanto, non sono lì a piangermi addosso, non sono lì a dire oddio sì, non ho le mani e le gambe, come farò? Cioè no, va bene, non ho le mani e le gambe, però non è che è un punto, è un punto di partenza. Prendi, ti ridanno le tue belle mani nuove, anzi lunedì vado a fare delle mani nuovissime, bellissime, non vedo l'ora. E... Però sì, secondo me il fatto della malattia e di tutto quanto, io non sono la mia malattia, io sono quello che sto facendo e mi do da fare, cioè mi sto dando da fare per fare, insomma, non so se si è capito, però insomma questo. E proprio per questo ormai ti chiamano anche a motivare un sacco di persone nelle aziende, non soltanto i giovani, anche gente adulta, e a questi cosa gli dici? In realtà è strano perché ogni volta dico vabbè, ho 20 anni, ho 19 anni, adesso 20, e mi fa sempre strano pensare che ci siano delle persone più grandi di me che ascoltano e tutto quanto, però ti dà veramente tanta soddisfazione magari quando vai in qualche azienda che magari è un po' in crisi e alla fine non è che dico nulla di strano, semplicemente gli faccio capire che alla fine, cioè anche voi, avete la possibilità di fare un sacco di cose, vedo un sacco di bambini e mi fa veramente piacere vederli, però se penso a quante cose possiamo fare, a quanto possiamo darci da fare per fare quello che ci piace, quello che ci diverte a fare, e veramente possiamo spaccare il mondo, tra virgolette, in modo positivo ovviamente, però veramente possiamo fare delle cose stupende e possiamo nel nostro piccolo provare a cambiare o a dare di più per fare qualcosa. Quindi perché non provarci? Perché dire ho un sogno e lo lascio lì? No, cavoli, datti da fare, fallo diventare un obiettivo quel sogno. Mettiti veramente in moto per fare quello che vuoi ottenere, perché alla fine quando lo ottieni è una figata pazzesca. Cioè io vedo tutti questi bambini, te con la maglia blu e una scritta bianca, sì sei te. Hai un sogno veramente, una cosa che dici cavoli vorrei un sacco fare, per forza ce l'hai, e cosa vuoi fare? Vuoi diventare un calciatore, giustamente, sei questo è un colpo per basso e allora tu devi darti veramente da fare, se quella cosa ci tieni a farla, cavoli vai a calcio tantissimo, divertiti a fare calcio, però se un giorno tu non vuoi più fare il calciatore ma vuoi fare una qualsiasi altra cosa, tu datti da fare, hai sempre possibilità di cambiare, hai sempre, secondo me la cosa veramente bella è che comunque se sei qui vuol dire che tuo papà ti sta dando una mano a realizzare il tuo sogno, sei tuo papà, non lo so, e vuol dire che comunque, sei più in alto, ok, e vuol dire che comunque c'hai qualcuno su cui puoi affidarti che ti aiuterà ad andare avanti nel tuo sogno, però comunque non puntare tutto sul fatto che tuo papà ti aiuterà, perché sei te che devi darti da fare per diventare un vero calciatore. E quindi veramente fatti il mazzo più grande che puoi e vai e fallo e basta, e divertiti nel farlo. Qui a Udine, l'Udinese, la famiglia Pozzo ha creato un'associazione importantissima, Udinese per la vita, che fa un sacco di cose per il sociale. Una fondazione ce l'hai anche tu, la tua famiglia, tuo papà Ruggero, Art for Sport. Quanto è importante lo sport per i disabili e soprattutto magari quanto è importante dare un obiettivo, dare una meta? Sì, c'è papà, però il presidente è la mamma, diciamolo, ed è quella che lavora seria. E, vabbè, anche te fai qualcosina, però vabbè. E, papà aiuta. Papà? Papà aiuta un po', o niente. Papà, sì, diciamo, è l'aiutante, sì, vabbè. Possiamo dirlo così. E infatti mamma non c'è, no vabbè, a casa con l'altra sorella. E, no, insomma, sì, noi abbiamo questa associazione Onlus che si chiama Art for Sport, scritto Art 4 Sport, per ulteriori info visitate pure il sito. E, niente, la nostra associazione, il nostro scopo è quello di dare protesi, carrozzine, stampelle, tutto quello che può servire a un ragazzo amputato per praticare lo sport che vuole fare. Adesso dimmi a caso, un'amputazione, braccio, gamba, quello che vuoi. Gamba. Una gamba. Sì. Sopra o sotto il ginocchio? Sotto il ginocchio. Sotto il ginocchio, tipo più o meno come me, io sì, sono amputata, sì. Qua. Una sola? Sì. Vabbè, dai, vabbè, è fortunato. E una gamba sola, un'amputazione sola, e dimmi uno sport a caso. Salto in lungo.
Ok, salto in lungo. Per fare il salto in lungo hai bisogno di una protesi, tipo quella in lame, tipo Pistorius, per farvi capire, e per riuscire a saltare. Una protesi così costa un sacco di soldi e non tutte le famiglie se lo possono permettere, giustamente, e quindi lo scopo della nostra associazione è semplicemente dare il pezzettino che gli manca. Noi gli diamo quella lama da corsa, lui prende, riparte e... Però il punto è sì, inizia a fare sport. Però tantissime persone, io non so, avete mai visto salto in lungo paralimpico? Dite di sì, per favore. Sì. No, il problema è che non tutti avete detto di sì, anzi pochissimi avete detto di sì. È perché lo sport paralimpico non è conosciuto. E il problema non è che non lo conosciate voi, è che tante persone amputate non sanno che hanno la possibilità di fare sport. Non sanno che se anche se sono amputate di una gamba possono prendere e iniziare a saltare in lungo. Quindi il nostro scopo era sì, diamogli quello che gli manca all'inizio. E quando abbiamo aperto l'associazione abbiamo pensato arriverà un sacco di bambini, potremmo salvare il mondo, tutto quanto. Però in realtà ci siamo resi conto appunto tra virgolette dell'ignoranza delle persone, ma ignoranza nel senso positivo, che non conosciamo. E quindi a quel punto abbiamo detto cavoli, adesso dobbiamo darci da fare e far capire a tutti quanti che possono fare tutto quello che vogliono nel nostro piccolo, diciamo, nello sport. E quindi ci occupiamo di minorenni amputati e gli facciamo fare sport. Non siamo razzisti, semplicemente ci occupiamo del, cioè il mondo della disabilità è un mondo ampissimo. Dire facciamo fare sport a tutti sarebbe come dire salviamo l'Africa dalla fame. E quindi nel nostro piccolo abbiamo scelto una cosa di cui siamo veramente specializzati, di cui veramente sappiamo tutto di tutto. Però la figata delle protesi è che non hai limiti. Cioè io adesso ho queste gambe qui, però se un giorno volessi, che ne so, farmi delle gambe, che ne so, sulle punte della ballerina, mi faccio un paio di gambe e cammino come una ballerina. O posso farmi, adesso sparo cavolate, delle ventose e camminare sui muri, capito? La cosa bella delle protesi è che non hai veramente limiti, quindi puoi inventarti di tutto. Quando io ho iniziato a fare scherma da piccola, la facevo in piedi perché appunto ero tutta intera, e il mio sogno appunto era fare vincere quella rovetta lì. E quando poi ho avuto la malattia, mi sono ritrovata senza il braccio, che alla fine per fare scherma ti serve proprio la mano, fai tutti i movimenti con tre dita e il polso, inizio mi ha detto guarda è impossibile, non puoi fare scherma senza. Però la vera cosa bella è che a parte che ti impunti subito di una volta che ti dicono è impossibile, allora dici beh allora adesso devo iniziare a farlo assolutamente, ma giusto per rompere un po' anche le palle, e a quel punto dici è impossibile, boh, inventiamoci una protesi, iniziamo a fare scherma. E così come la scherma, che alla fine con la rovetta lì è arrivata, tutti gli altri sport si può inventare una qualsiasi cosa, ed è secondo me la vera cosa bella dello sport paralimpico. Ma questa associazione è nata, e quello che stai dicendo è nata anche perché secondo te lo Stato, anche l'ignoranza che c'è prima, che la gente magari non sappia, non ha mai visto. Stiamo dando degli ignoranti a tutti. No, tranquilli. L'ignoranza nel senso che non si conosce il salto in lungo, gli sport per disabili, le Paralimpiadi, è nata dal fatto anche, nasce dal fatto anche che lo Stato aiuta poco questo mondo. Sì, diciamo che lo Stato, c'è l'INAIL che dà le protesi, però le dà solo alle persone che fanno risultati. E io quando ho iniziato appunto, io faccio un esempio, beh, però un altro ragazzo che voleva fare atletica, anche lui, e lui prima di essere amputato faceva hockey sul ghiaccio, e poi non è tornato a fare hockey, ha visto l'atletica, ha visto Pistorius, si è innamorato dello sport paralimpico e ha voluto iniziare a fare atletica. A quel punto è andato a chiedere all'INAIL una protesi, però l'INAIL, cioè questo ragazzino di 15 anni, ha detto fai risultati sportivi. Ma come risultati? Io voglio iniziare, non so neanche se posso iniziare a fare atletica, figuriamoci se penso a fare risultati. E quindi il nostro scopo come associazione non è facciamoli diventare dei grandi campioni, è cavoli, diamogli una mano per partire, per far realizzare i loro sogni, anzi semplicemente farli tornare alla società, tra virgolette, nel campo d'atletica, perché alla fine sapete quanto la vostra squadra, che ne so, di calcio, il team della scherma, la squadra dell'atletica, tutto il gruppo delle persone che sono lì con te, alla fine sono le persone che con cui tra virgolette inizi a vivere, perché sei sempre con loro, ti alleni sempre, e quindi veramente ti porta alla normalità. Perché sì, io che faccio scherma tiro con una persona che ha tutti i pezzi, un altro ragazzo che fa atletica, non è che c'è una società di solo persone amputate, in questa società c'è un ragazzo senza la gamba ma che corre tranquillamente con tutti gli altri, e a quel punto il meccanismo che si innesca è che lui non è quello strano, ma lui diventa normale. Cioè lui con la sua bella gamba corre con gli altri e magari fa anche risultati meglio dei suoi, si fa il mazzo per riuscire ad arrivare al livello degli altri, a fare meglio di loro. E questa cosa qui spinge anche gli altri a dire cavoli, lui corre più veloce di me ed è senza una gamba, ma come cavolo è possibile? E quindi devo darmi anch'io di più da fare. E quindi si innesca questo meccanismo finché tutti si danno un sacco da fare, e alla fine nessuno si accorge più che quella persona è senza una gamba. E per questo c'hai un progettino così da nulla,
ha iniziato con la scherma, vuoi cercare di unificare le federazioni sportive, l'ho sentito, ti dico, questa non è farina del mio sacco, l'ho sentito in una tua precedente intervista, vuoi cercare di unificare le federazioni sportive, cioè che la federazione sia la stessa cosa per i disabili e sia per i normodotati? Sì, io sono molto fortunata perché vengo dalla famiglia della scherma e lì non c'è la Federazione Italiana Scherma Paralimpica e quella olimpica, siamo tutti appunto la famiglia della scherma, siamo tutti insieme e come qua tira una mia compagna di squadra, lì a fianco ci tira la Vezzali, la Di Francesca, l'Enrico, cioè veramente siamo tutti insieme e abbiamo visto come in questi 8 anni, perché l'unificazione è stata fatta prima... 6 anni, scusa papà, corregge i numeri, e, insomma 6 anni fa è stata fatta questa cosa qui e abbiamo proprio visto questo cambiamento nelle persone, diciamo dalla parte dei disabili hanno iniziato più persone a fare sport, il livello schermistico si è alzato un sacco e tutto quanto, dalla parte dei normodotati sono diventate delle persone più umane, tra virgolette, e non, se avevano un dolorino al braccio adesso vedono quell'altro quanto male gli fa la spalla a spingersi tutto il giorno in carrozzina e non vanno più dalla fisioterapista a dire guarda mi sono fatto male un attimo alla spalla, quindi i fisioterapisti ci amano perché quasi più nessuno va dal fisioterapista, però è bello proprio come le persone, cioè appunto tutto diventa normale e tutto si migliora e quindi ho visto cavoli se questa cosa è servita un sacco nella scherma. Dobbiamo iniziare ad unire tutte le singole federazioni, prima, che ne so, tutto il gruppo dello sci, tutta l'atletica, tutto il calcio, perché non so se conoscete ma c'è il calcio amputati, non so se l'avete mai visto. Una persona senza una gamba, lì il regolamento è niente protesi, quindi queste persone magari senza una gamba che corre con le stampelle e il calcio lo tira appoggiato sulle stampelle con l'unica gamba che ha e quindi praticamente vola. Ed è bellissimo vedere questo calcio perché sembra tutto un calcio volante, perché alla fine sono solo le stampelle che stanno giù. E voi non l'avete mai visto, ma dovete andare a vedervi i video adesso e capire quanto è figo il calcio amputati. E provate voi a correre con le stampelle, vedete quanto fare un cavolo di gol ti dà tanta più soddisfazione perché l'hai fatto volando, capito? E queste sono le cose che a me emozionano un sacco perché è bellissimo. Ed è proprio bello vedere come queste cose, unendo tutto quanto, si migliori un sacco. E quindi il mio scopo sarebbe quello di unire tutte le singole federazioni, mio insieme ovviamente, io sto lavorando con Pancalli e Malagò, non sono io che faccio tutto ovviamente. E insomma, stiamo lavorando tutti insieme e come squadra funzioniamo, stiamo andando avanti, alla fine lo scopo sarebbe quello di unire i due comitati, il CONI e il CIP, e lì sarebbe veramente figo. Allora, facciamo una pausa da quest'onda, l'onda Bebevio, travolgente, e... guardiamoci un attimo il video della fondazione. Questa è la storia di una bambina come tante con un grande sogno, diventare campionessa di scherma. Ma un giorno il destino le prese le braccia e le gambe. E fu proprio in quei giorni bui che lei trovò una nuova forza per affrontare nuove sfide, incontrare nuovi amici, per conquistare di nuovo la vita con la punta del suo ferretto. Art for Sport aiuta i bambini amputati a riconquistare la vita. Fallo anche tu. E allora, Art for Sport. C'è stato, hai raccontato che una delusione grandissima è stata, sono stati i mondiali, poi però sei rinata con l'oro olimpico, grazie anche, ne hai appena parlato, al fatto che vicino a te avevi gente come la Vezzali che quando hai avuto la delusione dei mondiali insomma è riuscita a tirarti su, diciamo così. Ma da un certo punto di vista, dal fatto che tu hai così tanti obiettivi nella tua testa, e abbiamo capito che non sono sogni, ma sono cose che vuoi realizzare e che riesci a realizzare. Il fatto di vincere la medaglia d'oro olimpica è stata quasi come togliersi un peso. Ok, quello l'ho fatto, adesso posso iniziare a fare tutto il resto, tutto quello che voglio fare ancora nella mia vita. Ma diciamo che, cioè, come lui sogna di diventare un calciatore e poi un calciatore sogna di vincere una cosa pazzesca, nel mondo della scherma io appunto ho iniziato a 5 anni e a 5 anni mi hanno detto... il tuo scopo sarà vincere le Olimpiadi e tu, ma te lo dicono i tuoi allenatori, te lo ripetono ogni volta e tu non vedi l'ora, ma non come tassello, cavoli lui me l'ha detto devo farlo, come tassello nel senso io la voglio quella medaglia, io veramente la sogno da talmente tanto che farò tutto il possibile per riuscire ad ottenere quella cosa lì e non vedo l'ora di averla. Adesso io ce le ho a casa, però non è che guardo mai le medaglie, è proprio la soddisfazione di averla presa, diciamo. E la cosa bella è che hai lavorato con un sacco di persone per arrivare a prendere quella medaglia.
E non è un ok, me la sono tolta, sono a posto. Sì, alcuni punti di vista sì, perché faccio molti meno allenamenti. Cioè forse a livello mentale è quello il peso, era a livello mentale forse, cioè dover quasi dimostrare che valevi quello. No, è una droga, perché tu non vedi l'ora di farne un'altra. Okay. Cioè, tu non vedi l'ora che passino questi altri 4 anni, io non vedo l'ora che finiscano assolutamente, perché voglio andare a Tokyo, assolutamente. Ma perché le emozioni olimpiche le provi veramente durano pochissimi secondi, cavoli, tu li aspetti per tutta la vita, poi arrivi lì e durano pochissimo, durano quelle 2 settimane. E in quelle 2 settimane c'hai l'emozione più brutta della tua vita, perché veramente il pre-olimpico è la cosa più brutta al mondo. Però provi anche le più belle della tua vita, e io le più belle le ho vissute quando abbiamo vinto il terzo posto, il bronzo a squadre. Per me è lì il bronzo a squadre, sai che hai lavorato per così tanti anni con la tua squadra, sono entrata in nazionale a 14 anni, quindi veramente sono cresciuta con la mia squadra. Per me Loredana, il mio capitano, è stata un po' la mia mamma, lei ha 40 anni, ha fatto l'Olimpiade a 40 anni, io ne avevo 19, quindi per me era veramente un po' come se fosse la mia mamma, mi ha insegnato a dire grazie, cioè alcune cavolate, capito? Però veramente ti servono tanto vivere con quelle persone, e sai che con quelle persone ci litighi un sacco, ma alla fine le adori, perché non vedi l'ora di fare qualcosa per loro. E per me, per Loredana e Andrea, che è la terza della squadra, io, tra virgolette, la mia medaglia, la mia soddisfazione ce l'avevo, perché due giorni prima avevo vinto l'oro. Però allora per Andrea era la prima Olimpiade, per Loredana era la quinta Olimpiade, anche l'ultima, perché comunque dopo i 40 non è che fai tante Olimpiadi ancora. E non è che stia dando della vecchia Loredana, ci mettiamo. E insomma, cioè, la cosa più bella per me era riuscire a regalare a Loredana la sua prima medaglia olimpica, perché lei veramente su 5 Olimpiadi aveva sempre fatto quarto posto, quinto posto, quarto posto, quindi cavoli, ti rosica proprio arrivare fino alla fine e non ottenerla mai, ma perché semplicemente aveva bisogno di qualcuno che le desse un po' di una piccola spinta per dire cavoli, tu ce la puoi fare, perché lei fisicamente poteva farcela, era mentalmente che aveva questo blocco. Però semplicemente ho bisogno della squadra che le dicesse cavoli, vai, oi, ce la fai. E a quel punto abbiamo ottenuto la medaglia, e per noi è stato, per me è stato tutto. Girarmi e vedere la faccia loro super emozionata, super contenta, è tanta roba, cioè veramente. Allora, piccoli progetti di Bebevio, 2020 Olimpiadi di Tokyo, 2024 presidente del Comitato Paralimpico. Sì. Senti, ma me la spieghi un attimo questa, perché non credo, sì, è tutto bello, tutto fantastico, però io non credo che siano tutti d'accordo sul fatto, sulla tua candidatura, per esempio. Troverai sicuramente qualcuno che non è d'accordo. Sei pronta ad affrontarli e soprattutto a convincerli come? Beh, io vivo per lo sport, cioè io penso di essere fatta di sport e penso di vivere l'amore per lo sport. Se siete qui, bene o male, è perché siete innamorati del calcio. Io sono innamorata della scherma e dell'atletica, insomma, mi piace proprio tanto lo sport. E non vedo l'ora di potermi dar da fare per far qualcosa in più. Non è che io voglio diventare il capo, oh mio Dio, sì, sono il presidente, capito? Voglio veramente darmi da fare, perché vivendola da atleta, e io voglio comunque, adesso devo andare con Luca Pancalli, devo andare a parlare all'ONU, e so che ho 4 giorni con lui. Io in questo periodo qua sono lì che chiedo ogni giorno, oh, ma avete qualcosa che devo dirgli? Cioè, io ho 4 giorni con lui, cosa possiamo chiedergli? Quindi veramente la figata è che io mi sto proprio divertendo a chiedere a tutti cosa vorrebbero, e gli dico, guarda, quell'altro ha pensato a questa cosa qui, tu cosa faresti? Insomma, secondo me la vera cosa bella, semplicemente le persone hanno bisogno sempre di una spinta per dire quello che pensano. E io, a me piace essere quella spinta che ti dice, cavoli, prova, dicola, di anche te, anche quel bambino lì. Io non vedevo l'ora di dirgli, già lo vedevo lì che si vede che c'ha un sogno, si vede che vuole dire qualcosa, però aveva bisogno soltanto che qualcuno dicesse, cavoli, ma tu sai veramente che puoi farla quella cosa? E io spero veramente che lui adesso si dia da fare per farlo. E io voglio essere quella molla che fa scattare le persone, diciamo. Sai che il nostro paese avrebbe bisogno di qualche personaggio in più come non te. Non mi piace la politica in generale. Senti, allora, parlando di presidenti, hai incontrato Obama e gli hai detto 2 cosucce, incontrerai anche Trump, e cosa gli dirai? No, non penso che sarò invitata, perché lui è contro le donne e contro la disabilità, quindi io penso di essere il cartello tu qui non puoi entrare.
No, però sì, è una di quelle persone che non sono una di quelle che dicono oddio, mi sei, cioè, non mi piaci come persona, basta, però cioè, sarei comunque contenta. Secondo me tutti si possono migliorare, non è che una persona è persa. Bisogna solo provarci, cioè, se magari qualcuno va lì e dice oh vecchio svegliati, cioè, sai vero cosa stai combinando? E secondo me, detto con parole un pochino più carine, sennò sì, veramente torno fuori a calci. No, vabbè, ma forse così ti apprezza anche di più. No. Senti, abbiamo parlato di cose così poco importanti, parliamo adesso, vero? Ritorniamo ad essere seri, il tuo rapporto con il calcio. No, qui allora, devi stare penso di essere qui la persona più ignorante di calcio all'interno di questa sala e già lo premetto. Se dico una squadra, io sono romanista. Sono, sì. Sì, sì, è una cosa di famiglia, tutti tranne papà, ovviamente. E ho portato due juventini e un interista, quindi boh, vabbè, capita. E, però no, mi piace lo sport in generale, quindi mi piace. Senti, proprio tutto. Però trovi che uno sport così ricco, così importante, che ha così appeal con la gente, possa fare invece qualcosa di più per il mondo dei disabili e comunque per tutte le persone in generale, forse non lo trovi un po' distaccato in questo momento, distaccato dalla gente? Il calcio distaccato dalla gente? Sì. Ma in realtà io ultimamente ho la fortuna di incontrare un sacco di calciatori, tipo Gigi Del Piero, cioè così, cioè anche Del Piero. Gigi Buffon. Sì. Diciamo, sì. E l'ho visto l'altro giorno anche Del Piero quando eravamo ai Laureus. Ed è una persona scialla, cioè non è, cioè, ovviamente avete i poster in camera e tutto quanto, però quando anche Francesco Totti, veramente, oh, a chicca, cioè, capito, sono persone veramente tranquille, però sì, avete i poster, sono degli dei scesi in terra per voi, ma in realtà una volta che li conoscete sono veramente persone, cioè non è che siano, capito, sono persone normali e secondo me la bellezza di queste cose qui è che proprio una volta che li incontri, cioè sono normalissimi. A me Marchisio mi ha fatto gli auguri ieri e io ho detto ma che carino, cioè capito, perché una persona ti fa gli auguri come un'altra persona ti fa gli auguri. Ok, stiamo sciagli ancora prima dei saluti e ci guardiamo il secondo video. Paralimpica 2016, vedete la sua gioia, l'esplosione, aveva scritto mi hanno regalato un sogno, beh questo sogno se l'è regalato da sola con la sua volontà, con la sua tenacia, con la sua ferocia agonistica. Senti, ma per vincere quella medaglia lì non basta però solo crederci, ci vuole anche tanto talento. Se uno, è una domanda forse un po' difficile, ma se uno non ha il talento che ha Bebevio? Ma io credo che il talento serva, però non è l'unica cosa che ti fa vincere. Yuri Chechi, cioè cosa non è Yuri Chechi? E lui non aveva talento. Lui si è fatto tantissime... L'hai detto a Yuri Chechi? No, me l'ha detto lui. Ah, okay. Sì, sì. Io lo prendevo in giro per questa cosa, tra l'altro. Cioè, lui è la perfetta rappresentazione del fatto che il talento sì, magari è una cosa che serve, però giusto per dirti, cavolo, mi piace quella cosa. A lui piaceva la ginnastica, però non era portato, cioè non è che non fosse portato, però non aveva talento nel farlo. Si è fatto veramente tanto. Lui lo voleva, lui ci credeva. Quindi veramente il talento è una piccolissima percentuale della voglia, secondo me se una cosa se la vuoi vai e te la prendi, basta, e per andare a prendertela devi farti tanti 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 allenamenti, devi volerla e fare tutto il possibile per averla. Quindi hai detto che non sei juventina, oggi ti farai per l'Udinese? Sì, ma solo perché mi avete invitato. Va bene, io ringrazio allora Bebevio, grazie tanto. Grazie Bebe, grazie Sebastiano. È il momento però della foto ricordo qui davanti
al nostro schermo gigante con il presidente Pozzo. Prego presidente, abbiamo un omaggio, anche anzi due omaggi per l'occasione per Bebe Vio. Ci ha raccontato davvero una bella storia di sport e di vita. Che la userà per tirare, quindi aspettiamo di ricevere un video, una foto con la maglia dell'Udinese. Un esempio che nella vita, se uno ha voglia di riuscire con successo, non ci sono mai limiti. Questo ha un carattere, una voglia di riuscirci, e questa è una dimostrazione che in questo mondo si può fare tutto. Complimenti di cuore. Grazie Presidente, grazie a tutti, buona partita.